Cari amici da Claudio Vitali e Laura Bati, benvenuti ad una nuova puntata di Passeggiate nella Storia. Oggi Passeggiate nella Storia si trova in un luogo importantissimo nella campagna toscana. Ci troviamo a Vinci e già il monumento che ha inquadrato Cesare alle nostre spalle, è già il luogo. Dovreste già capire, cari amici, di chi parleremo in questa trasmissione. In questa trasmissione di Passeggiate nella Storia oggi parleremo di un grande personaggio, forse il più grande del Rinascimento fiorentino e dell'epoca rinascimentale mondiale, un personaggio poliedrico, un personaggio che ha abbracciato quasi tutto lo scibile umano. Parliamo di Leonardo da Vinci. Oggi con Passeggiate nella Storia cercheremo di esaminare il personaggio di Leonardo, quello che lui ha fatto chiaramente in modo parziale e i luoghi che lo hanno visto nascere e crescere nei primi anni della sua vita. Quindi iniziamo questa trasmissione di Passeggiate nella Storia su Leonardo da Vinci. Allora, Vinci è la patria di Leonardo. E Leonardo è un patrimonio dell'umanità. È nato a Vinci, ha vissuto in tantissime altre città, ha vissuto tanto a Firenze, si è trasferito a Milano, ha toccato tante città italiane, è morto in Francia. E quindi nessuna città può avanzare una sorta di primogenitura su Leonardo. Però Vinci ha una peculiarità che nessuna delle altre città leonardiane ha. Il genio di Leonardo si è formato in questi territori, dall'osservazione dei fenomeni naturali, dall'osservazione del paesaggio. E quindi quale miglior modo per celebrare il grande genio con l'arrivo a Vinci del primo disegno di paesaggio della storia dell'arte italiana, che è il disegno della Vallata dell'Arno. È un disegno in cui si riscontrano tracce geografiche ancora oggi esistenti. Affacciandosi da questo luogo, guardando verso occidente, in quel disegno si riscontra il Colle di Monsulmano, il Padule di Fucecchio e altri riferimenti geografici ancora oggi presenti. Quel disegno, che oggi si trova agli Uffizi, arriverà a Vinci, starà a Vinci per diverse settimane, ed è il primo disegno di storia dell'arte italiana. Allora, ci troviamo davanti a uno dei simboli di Vinci e di Leonardo, è il cavallo costruito sulla base dei disegni che Leonardo ha lasciato. Leonardo alla fine del 400 a Firenze si trova un po' stretto, quindi manda una lettera agli Sforza offrendo i suoi servizi, dice che lui è un grande architetto, pittore, sa fare feste, eccetera. È convincente, quindi viene chiamato a Milano e a Milano una delle prime cose che pensa di fare è una statua equestre per celebrare la grandezza degli Sforza, una famiglia in quel momento in piena espansione. E naturalmente, siccome aveva sempre idee grandiose, non pensa a una normale statua, ma pensa alla più grande statua equestre che sia mai stata costruita. Quindi fa dei disegni. Questa statua purtroppo non verrà mai costruita a causa della necessità del bronzo che doveva essere destinato a questa statua e che invece purtroppo fu destinato ai cannoni. Questi disegni sono rimasti disponibili fino a quando, diciamo una cinquantina di anni fa, un americano si mise in testa di costruire questo cavallo sulla base, di fare la fusione sulla base dei disegni di Leonardo.
Passarono ancora molti anni, furono trovati alla fine i fondi e un'artista americana, Nina Camo, alla fine costruì due di queste statue, in particolare relativa solo al cavallo, una in grandezza, diciamo quella la grandezza prevista da Leonardo, che si trova all'ippodromo di San Siro a Milano, è 5 metri di altezza. Una versione più piccola, che è questa qua, è stata donata al comune di Vinci e è stata fatta esattamente come l'aveva immaginata Leonardo. Siamo davanti all'entrata della Biblioteca Leonardiana di Vinci, una delle biblioteche più importanti al mondo, se non la più importante al mondo per quanto riguarda la raccolta di volumi di e su Leonardo. Quando dico di, intendo di facsimile dei codici leonardiani, dei disegni di Leonardo. Inoltre ci sono anche tutte le pubblicazioni che escono sul genio. Questa biblioteca è nata alla fine del 1800, con una prima donazione di volumi, poi si è ingrandita nel 1911 quando Gustavo Uzielli, uno degli studiosi di Leonardo, ha donato la sua raccolta al comune di Vinci. E, aveva come sede non questa che vediamo ora, ma era ubicata nel castello dei Conti Guidi, dove ora è il museo. E la sede attuale l'occupa da 50 del 1900, quando appunto venne messo a posto e è aperto il Museo Leonardiano delle Macchine. E questa biblioteca conta 13.000 volumi ed ha anche una parte online di tutte le pubblicazioni appunto digitalizzate dei facsimili dei codici di Leonardo. Questa parte online si chiama ILEO ed è consultabile e aperta a tutti e ci accedono anche maggiori studiosi chiaramente per fare i loro studi. Importante, venne diciamo strutturata in una biblioteca nel 1928 quando il primo bibliotecario Renzo Cianchi mise a posto i volumi, fece un elenco insomma di tutti i volumi che erano stati donati e che aveva acquisito la biblioteca. Questa piazza è intitolata a Guido Masi, che fu il primo sindaco dopo la liberazione dal 1944 al 1960. Qui si trova la scultura di Mario Ceroli, l'uomo di Vinci. Venne inaugurata nell'aprile del 1987 ed è una scultura in legno lamellare che decodifica e rappresenta tridimensionalmente l'immagine dell'uomo vitruviano di Leonardo. All'interno dei tesori di Vinci. Questo punto vendita è stato aperto in collaborazione con il Comune di Vinci, la Proloco di Vinci e la Regione Toscana. È stato vinto appunto questo progetto a livello regionale e è stato fatto questo punto vendita dove all'inizio venivano raccolti una parte dei nostri produttori. Ad oggi possiamo ritenere di avere una buona parte di tutti i produttori presenti sul Comune di Vinci. All'interno del negozio potete osservare, abbiamo una grande quantità di vino, partiamo da IGT, poi abbiamo Chianti, andiamo su particolarità come Barriccati o Purezza in Canaiolo o blend di alte qualità di vino. Passiamo sui rosati e poi abbiamo i vini bianchi. E abbiamo l'olio, che è tutto extravergine d'oliva, abbiamo delle specialità che sono appunto le nostre aziende biologiche, dove appunto l'olio viene filtrato, una spremitura a freddo e quindi abbiamo anche una garanzia di prodotto molto alta e comunque rimane sempre un qualità a prezzo. Poi abbiamo come Proloco idealizzato anche questi due biscottini che sono il sorriso di Mona Lisa
e il biscotto di Leonardo, che sono due biscottini rinascimentali. Su questi due biscottini trovate il logo della Proloco di Vinci, perché appunto è proprio una ricetta che abbiamo ideato noi in collaborazione poi con, anche con la scuola alberghiera di Castel Fiorentino, che ci ha dato un'idea su come realizzare questi due biscotti. Abbiamo la torrefazione, quindi ci spostiamo anche non soltanto sui prodotti alimentari, ma comunque diversi sia dal vino che dall'olio, e parliamo anche di caffè, perché anche questa è un'eccellenza sul nostro territorio. Poi parliamo anche di miele, questa è un'azienda che anche questa ha marchio biologico, un'azienda che produce miele d'acacia, abbiamo una ricerca anche di sulla, quindi particolarità che non vengano prodotte in altre zone dell'Italia anche. Oltretutto ribadisco il fatto che abbiamo anche il caffè, la torrefazione, che è un'azienda che è proprio qui a Vinci, all'interno del nostro comune. Possiamo parlare anche di una nostra nuova new entry, che è appunto la birra. Una birra artigianale, una birra giovane, perché comunque entrambe le aziende sono abbastanza giovani e stanno sperimentando veramente varie tipologie di birra. Nel 1919, in occasione delle celebrazioni leonardiane, il conte Giulio Masetti, sicuramente influenzato da Alessandro Martelli, che fu ministro sotto il fascismo, a quanto sostiene lo stesso Cianchi della Biblioteca Leonardiana, donò il castello al comune con la clausola di farlo diventare sede del Museo Vinciano. Dopo i restauri dell'edificio avvenuti dal 39 al 42, il Museo Leonardiano iniziò la sua vita il 15 aprile 1953 per il generoso gesto della IBM, che donò al comune un'intera serie di modelli ricostruiti sulla base di disegni leonardiani. Leonardo nasce a Vinci nel 1452. Entra come apprendista nella bottega del Verrocchio a Firenze nel 1469. Nel 1472 Leonardo entra a far parte della Corporazione dei Pittori di Firenze. L'anno successivo, nel 1473, esegue il suo primo disegno paesaggistico conosciuto come La Valle dell'Arno. Nel 1482 Leonardo lascia Firenze per recarsi a Milano al servizio di Ludovico Sforza e nel 1483 dipinge La Vergine delle Rocce. Sono del 1488 i disegni di anatomia nei manoscritti e nel 1495 disegna il famoso affresco al Cenacolo di Milano dell'Ultima Cena. Nel 1499 Leonardo lascia Milano per tornare di nuovo a Firenze. Nel 1502 progetta macchine belliche e disegna mappe topografiche. Nel 1503 sono gli studi per il dipinto La Battaglia di Anghiari nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. E nel 1504 dipinge la famosissima Gioconda. Nel 1508 Leonardo ritorna a Milano. Mentre nel 1513 Leonardo va a Roma sperando nella protezione del nuovo Papa Leone X. Il famosissimo ritratto in sanguigna di Leonardo è del 1515.
L'anno successivo Leonardo va in Francia, ad Amboise, alla corte di Francesco I. E il 2 maggio del 1519 Leonardo muore ad Amboise. Leonardo, nelle sue ripetute ricerche sul volo, ha sviluppato via via approcci diversi. Nella prima serie dei modelli che noi qui possiamo vedere, prevale l'idea di poter riprodurre il movimento propulsivo delle ali di un uccello, cioè il volo ad ala battente o volo meccanico. In una seconda serie di studi, Leonardo andò invece orientandosi piuttosto all'analisi e alla riproduzione del volo librato o volo a vela, ritenuto a quel punto più realizzabile. La bicicletta nacque dalla originaria macchina a due ruote ed ancora senza pedali realizzata circa nel 1818. Ma nel 1965, durante il restauro del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, compiuto dai monaci di Grotta Ferrata, emerse un singolare disegno. Il disegno non è di mano di Leonardo. Da una parte della critica ritiene comunque che il disegno sia da attribuire ad un allievo, Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai, copiato magari da un'idea ancora imperfetta del maestro intorno al 1503. Tuttavia, un'altra parte della critica ritiene che il disegno sia invece di epoca moderna, se non addirittura un'interpretazione recente compiuta nel periodo di restauro del Grotta Ferrata. L'interesse per i lavori subacquei, così pure come per gli altri strumenti di galleggiamento e locomozione in acqua, fu comune a molti tecnici del Medioevo e del Rinascimento. Negli studi per uno scafandro, però, Leonardo portò un inedito contributo. Egli infatti sembra porsi consapevolmente il problema degli effetti della pressione dell'acqua sul tubo dello scafandro. La pressione che si esercita in acqua è molto superiore a quella atmosferica e varia con la profondità e la massa del fluido. Supponendo di essere a profondità modeste, avremo sempre varie decine di chili di pressione da vincere, quindi respirare sarebbe sempre faticoso se non impossibile. Leonardo perciò decide di inserire una molla per rendere il tubo flessibile ma resistente alla pressione esterna. Il sistema di respirazione non sarebbe comunque in grado di operare a profondità utili. Aprile 1952 in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Leonardo da Vinci. Al centro del vano ottagonale, realizzato su progetto dell'architetto piacentino Ugo Giulio Arata, è conservato l'antico fonte battesimale al quale si ritiene essere stato battezzato Leonardo.
posto sul largo basamento di pietra. Alla parete si trova una lapide che ricorda la data e il luogo di nascita di Leonardo con le parole del nonno Ser Antonio da Vinci ed un dipinto cinquecentesco raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovannino e Santa Elisabetta dell'ambito di Michele Tosini, copia di un dipinto di Andrea del Sarto conservato alla Alt Pinakothek di Monaco. Il ciclo scultoreo che si ammira all'interno del battistero è opera di Cecco Buonanotte, artista di fama internazionale. Il ciclo scultoreo si chiama La storia della salvezza ed è pensato dall'artista per il battistero che custodisce il fonte al quale il Vinciano fu battezzato. È ispirato appunto alla storia della salvezza. 9 sono le raffigurazioni di Buonanotte: la creazione e il peccato originale, l'incarnazione e il battesimo nel Giordano, l'ultima cena, l'eucaristia, la passione, la morte e la resurrezione, alla quale si aggiunge, a completamento dell'opera, un grande anello centrale raffigurante l'Apocalisse di San Giovanni. Pochi chilometri dall'abitato di Vinci si trova questo vecchio casolare comunemente attribuito alla casa natale di Leonardo da Vinci. Così scrivevo alcuni anni fa: sapienza, saggezza e ricchezza. Era forse questa la meta a cui avevo guardato con tutte le mie forze, il senso stesso della mia vita. Avevo sempre avuto orrore del passare del tempo, dello sfiorire della gioventù, della bellezza, anche della mia bellezza. Ancora giovine, imbattendomi nel lamento di Elena di Troia, mi ero rimasto preso, tanto che provai più e più volte a migliorare la traduzione che Ser Arrigo Sementelli da Prato ne aveva fatto nella nostra lingua materna. La tabella presenta il percorso ipotetico di Leonardo proiettato sul reticolo stradale moderno, fra la città di Roma dalla quale partì fino a Amboise in Francia, per un totale di 1347 chilometri. Il totale fu di 32 giornate di viaggio a passo di cavallo. Qualche anno dopo vivevo di nuovo stabilmente a Firenze, dove iniziai a lavorare ad una rappresentazione di Maria e Sant'Anna e al ritratto di Mona Lisa del Giocondo. Ebbi allora la commissione di dipingere il Palazzo Vecchio
l'affresco celebrativo della battaglia di Anghiari. Mentre il bilancio toccò quello per la battaglia di Cascina. Tornai così a immaginare e disegnare su Federale. Siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Passeggiate nella Storia dedicata alla figura di Leonardo da Vinci, questo grande pensatore del Rinascimento mondiale. Ci siamo immersi nella sua realtà, ci siamo immersi nel suo luogo di nascita, Vinci. E quindi direi di ringraziare anche... Certo, chi ha partecipato con noi a questa... E chi ha reso possibile anche questa trasmissione, quindi... La Proloco di Vinci, il Comune, il Museo Leonardiano e la casa alle nostre spalle, Natale, di Leonardo da Vinci. Il sindaco di Vinci. Esatto. Non ci rimane altro quindi che ringraziare i nostri telespettatori e da Claudio Vitali e Laura Bati un saluto e un appuntamento ad una nuova puntata di Passeggiate nella storia. Arrivederci a tutti.